Bentornati di Vini e Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della lettura della settimana dal 9 al 15 di ottobre. E quindi, come sempre, individuiamo energie maschili, energie femminili, non per separare, ma per individuare, come sempre, situazione attuale, energia in atto, evoluzione per il maschile. E vediamo. Quante? No, una sola, cioè almeno anche solo tre, però non di più. Ok, vediamo un po' che cosa sta accadendo. Tutto è possibile ormai, come vi spiego da qualche settimana. Ogni cosa è possibile in ogni istante, in ogni momento, non c'è più una sequenza temporale perché le linee temporali si stanno separando, quindi bisogna noi che ovviamente andiamo a evolverci vibrazionalmente, andiamo sulla linea temporale più alta e quindi chiaramente lì tutto è possibile perché non c'è più l'attenersi strettamente alle energie del 3D e quindi ormai diciamo, possiamo dire che ogni lettura, non dico sia a sé, però quasi. Chiaramente chi è avanti nel viaggio è facilitato, nel senso che ha ovviamente anche più le vibrazioni, le frequenze giuste per poter superare delle sfide che arrivano al momento giusto e nel modo giusto, anche se non ci piacciono. Ma ecco, questo è qualcosa che potrebbe arrivare anche senza aver fatto chiaramente, come dire, senza seguire un iter. Ecco, questo voglio dirlo ed è un po' di tempo che lo dico, qualche settimana, perché diciamo le energie del periodo sono proprio queste, di salto temporale, lo sto ripetendo tante volte, so che non è facile la comprensione di un concetto di questo tipo, ma man mano che ci evolviamo a livello energetico, di vibrazione, comprendiamo quello che ciò significa. Quindi non sto neanche tanto a spiegarlo in maniera diciamo così particolareggiata, perché so che nel momento in cui vi ci troverete capirete cosa intendo. E quindi vediamo un po' cosa sta accadendo. Maschili che tornano, femminili che si distaccano, questo è un must del periodo. O maschili che tornano, quindi c'è una riunione, potrebbe anche solo essere momentanea, però è un'unione, oppure ci sono dei femminili che finalmente entrano nell'amore per se stesso e cominciano proprio a distaccarsi, non nell'amore ma nell'attaccamento. Quindi diciamo che c'è una fase fondamentale del processo di fiamma. Se non siete fiamme, potete comunque avere delle indicazioni su queste energie, perché le energie sono per tutti. Io a volte mi riferisco diciamo in particolare con le fiamme, alle fiamme, ma queste letture vanno bene per tutti, qualsiasi tipo di relazione voi siate. Ecco, le energie del periodo, chiaramente in base alla vibrazione in cui siete, alla frequenza, saranno rivolte a voi e le porterete avanti, come dire, accoglierete in base ovviamente alla vostra frequenza. Quindi le energie sono generali, poi ognuno le mette in pratica esattamente come è in grado di fare, ed è giusto così, senza alcuna, come dire, senza alcun errore. Ognuno è dov'è e deve amarsi profondamente laddove si trova, perché la frequenza dell'amore è proprio quella che elimina barriere di tempo e di spazio. Ok, va bene, accogliamo anche questa qua che è in più, vediamo che cosa ci vogliono. Ah no, facciamo così, queste sono in più, le mettiamo qua, una per il maschile e per il femminile, sono giusto due, quindi chiaramente le mettiamo in questo modo. Vediamo un po', a volte viene qualche carta in più, ma la prendo perché sicuramente un messaggio ce l'ha da dare. Queste sono un po' troppe. Una cosa che vi esorto a fare, sempre, sempre accogliere con grandissima consapevolezza ogni cosa che vi sta accadendo nella sua simbologia. Andate oltre a ciò che vi accade, perché ciò che vi accade è semplicemente una superficie.
c'è la simbologia di ciò che vi sta accadendo, è qualcosa di molto più profondo, anche a livello collettivo. Voi vedete qualcosa che accade, ma è lo specchio, ma è semplicemente la superficie di ciò che sta accadendo a un livello molto più profondo. E quindi cerchiamo di vedere il mondo con gli occhi della papessa, gli occhi dell'anima, perché è proprio così che dobbiamo imparare a fare, entrare nel 5D, nella 3D con gli occhi della 5D, ed è proprio questo che dobbiamo imparare a fare, vivere nella 5D, ancorandoci chiaramente alla 3D, ma vivendo in 5D. Lo so che è difficile da magari concepire nel suo significato, ma anche qui sono cose che si vanno a comprendere nel momento in cui si è pronti a metterlo in pratica. Ecco, si è allineati. Ok. Voilà. Allora, prendiamo queste tre che si sono, questa è la prima che si è girata, che è caduta. Ah, ma qua ce ne sono proprio tante. Facciamo così. Allora, chiediamo agli angeli che siano un po' più, no, che siano precisi loro, ma che mi diano delle indicazioni. Loro sono sempre precisi, ma noi abbiamo bisogno di più essere più indirizzati, ecco, non avere troppe indicazioni, ma qualcosa di molto preciso per poter andare a interpretare le energie che ci vengono indicate. Ok, questa mi è rimasta in mano. Troppe. Questa girata, anche questa, va bene, ce n'è una in più e la prendiamo, magari qualcosa ci può dire. Vediamo un po', scusa, controllo solo che si veda, un po' sfocato, ho provato a allontanare un pochettino di più l'immagine, non so se si veda meglio, ma vediamo, anche perché la luminosità è abbastanza scarsa. Allora, dovremmo riuscire a fare tutto. Allora, queste qua che si sono girate, le prendiamo, 1, 2 e 3. Poi, oracolo della luna, e poi procediamo alla lettura. Ok, una, sparata, e due, sparata. Ok. Per quanto riguarda quelli che sono già in coppia, in cui c'è già stata l'unione, non significa che non ci siano più sfide, assolutamente. Quindi anche per voi questa lettura può essere utile, anche solo a un livello più, come dire, anche solo una parte, una parola, una frase. Ricordiamoci che le sfide di chi è in unione cominciano a essere sfide di coppia, chiaramente. Poi ci sono ancora delle sfide individuali, nonostante sia in coppia, perché se un comportamento della mia fiamma mi crea una reazione e non è un problema suo, cioè di lui o della fiamma, insomma, se sia maschile o femminile, vuol dire che è stato innescato qualcosa che io individualmente devo andare a vedere. Mentre se invece c'è un problema che riguarda tutti e due, ovviamente è una sfida di coppia. Quindi anche qui potete, anche se in maniera diversa, magari comunque può risuonare lo stesso questa lettura. Quindi invito proprio tutti a ascoltare con grande accoglienza, ascoltando se stessi, sentire cosa risuona e cosa no. Quello che non risuona lasciatelo andare, perché non è per voi, sono più cose, diciamo, generali, ok? Poi se volete approfondire sapete come contattarmi. Allora, qua c'è proprio una, è un po' come se fosse nel pieno di una
È un po' come il maschile quando si immerge in qualcosa di beato, la beatitudine. Ecco, mi sta dicendo che in certi momenti si lascia abbandonare alla beatitudine, al desiderio che prova anche fisico della propria fiamma. Altre volte lo sta bloccando, blocca ancora tutto questo. Ci sono ancora dei modelli mentali, attenzione, delle comportamenti, degli schemi, dei programmi che stanno un po' tirando un po' su questa situazione. Riguarda l'amore, ci sono degli schemi d'amore, programmi, ferite, che ancora lo schiacciano. È un po' come se si volesse lasciare abbandonare questa beatitudine, ma ancora a volte si sente trattenuto. È un po' come se dovesse attenersi a dei comportamenti, attenersi a delle linee guida. Ecco, questa è un po' la difficoltà del maschile. Ma chiaramente, se queste linee guida, questi programmi, questi schemi e ferite sono state sciolte dal femminile, ovviamente lui può superarle. Quindi attenzione all'importanza sempre del lavoro di entrambi, eh? Ok, allora, richiamo all'equilibrio, sentire e essere. Quindi ci vuole ancora un pochino perché lui si metta in questo senso di amore di se stesso. Quindi attenzione che c'è ancora un pochino da fare, ci sono ancora un po' di oscillazioni nel comportamento del maschile, ma perché evidentemente il femminile ancora deve raggiungere il suo equilibrio. Ricordiamoci che siamo un tutt'uno, lui mostra, il femminile crea. Quindi ovviamente se il maschile mostra qualcosa che è ancora disequilibrato, perché il femminile deve ancora gestire questa parte a livello energetico. Quindi c'è ancora del fuoco, fuoco che a volte trova pace, sentite un po', guardate un po' che cosa, trova pace, gioia, felicità, altre volte ancora un po' in quello che è quello che viene chiamata un po' la notte scura dell'anima, la notte in cui veramente tutto è buio, è un po' come se non trovasse la luce, ma poi la luce la trova perché sente il lavoro del suo femminile. È una morte rinascita, quindi c'è qualcosa di magico, come se lui percepisse qualcosa di magico nella sua vita, che è il femminile, che a volte lo spinge a immergersi in questa beatitudine, a volte lo spinge a scapparne, perché il maschile, ancora disequilibrato, chiaramente è nella mente, quindi rifugge un po' questa situazione. C'è ancora un po', ecco, di disequilibrio che va rilasciato. Il cambiamento però sta avvenendo, perché il maschile sta lavorando, si sta lasciando alle spalle il passato, quello che desidera è proprio un'unione concreta col suo femminile. Quindi guardate che lui desidera voi tanto quanto lo desiderate. Allora, desidera voi tanto quanto voi desiderate lui, quindi sta accettando tutto quello che arriva, sta cominciando ad accogliere anche la connessione, attenzione, qua sta veramente riconoscendo la connessione, ma ancora a volte scappa, perché deve ancora ascoltarsi, imparare ad ascoltarsi, veramente mettere in pratica ciò che sente. Quindi ovviamente c'è ancora un po' di separazione che non è per voi. Ricordatevi che a livello energetico, a livello animico, ecco, più che energetico, a livello animico siete già uno. Quello che percepisce però il maschile in questo momento, ovviamente anche il femminile, è la separazione, ma perché è una situazione della mente che va rilasciata. Guardate, perché questa era la carta che è uscita in più, ci sono ancora troppe inibizioni, troppe paure che devono essere liberate, da cui ci si deve liberare. Quindi è nel pieno del lavoro, comunque è un maschile veramente che sta pensando all'unione con la sua fiamma, con la sua amata, con la sua anima gemella. Ecco, in qualsiasi tipo di relazione voi siate, sta cambiando se stesso per raggiungere il suo potere maschile di equilibrio, comunque il potere maschile di manifestazione di ciò che sente. Quindi si sta appropriando del suo potere e si sta ascoltando. Quindi vedete che c'è proprio un maschile che sta lavorando potentemente su quello che è la sua energia di manifestazione. Entra a contatto con la natura. Cosa vuol dire questo? Entra più nella spiritualità, nella calma interiore, per completare il suo viaggio, guardate, viaggio interiore, e portare luce laddove ancora c'è ombra. Quindi c'è ancora un po' di luce e ombre che si accavallano. Attenzione, ma sta diventando un maschile equilibrato, maturo, saggio, quindi sta raggiungendo la sua energia maschile di manifestazione dell'anima. Quindi è nel processo, fidatevi del processo, fidatevi di lui, fidatevi di voi, fidatevi di Dio. Quindi tutto quello che sta avvenendo è la perfezione.
vediamo un po', magari molte di voi si riconoscono in questa lettura, magari non tutte, perché magari per molte è già superata questa fase, ma per molte così. Ecco qua il maschile, guardate, energia maschile che si sta appropriando, diciamo, no, appropriando non mi piace, si sta equilibrando con il femminile, guardate l'acqua, re di acqua, il femminile sta integrando le sue energie maschile, si sta trovando a un bivio, quindi ci sono dei cambiamenti importanti, attenzione che il femminile è chiamato a prendere una direzione ed è importantissimo perché queste direzioni segnano quale linea temporale state salendo, quindi se rimanete in quella linea temporale del karma, magari momentaneamente, perché come dicevo da un momento all'altro il balzo avviene, per qualcuno vuol dire rimanere ancora per un po' di tempo nella linea temporale del karma, per altri invece saltare nella linea temporale anche solo immediatamente più vibrazionalmente più alta per manifestare quello che è il desiderio d'amore. E sì, c'è ancora un po' di lavoro da fare sull'equilibrio, quindi anche qui il fatto di star integrando l'energia maschile comporta un po' di inesperienza, c'è qualcosa che magari non sapete ancora fare, ma attenzione, come mi sta dicendo, l'anima sta parlando, ascoltate la vostra anima, ascoltate le vostre reazioni a tutto ciò che accade, ascoltate quello che provate, perché quella è l'unica cosa che vi porta nell'anima e vi mette sul cammino del piano dell'anima. C'è ancora un po' di conflitto, ecco, c'è il femminile ancora un po' nel conflitto, questo viene rispecchiato dal maschile che è un po' nella beatitudine, ma anche a volte proprio nella fuga, c'è ancora proprio un po' di disequilibrio ed è proprio per il fatto che il femminile ancora sta combattendo, ma va bene così, non crediate di essere nell'errore, non crediate che se sono ancora nel conflitto allora sto sbagliando, non sono a posto, non sono... ecco, assolutamente no, amate ogni vostro istante e state, diciamo, trascorrendo, state impegnando quello che è il sentiero che vi conduce a un nuovo inizio, questo portale, questa linea temporale di cui sto parlando in quest'ultimo periodo. Vediamo un po'. Qua c'era la carta in più che era caduta, noi la prendiamo, sì, qua bisogna equilibrare le ferite, bisogna equilibrare tutto ciò che sono ancora emozioni disequilibrate, perché solo in questo modo la storia infinita, questa storia infinita che da tanto tempo magari si sta, come dire, svolgendo, ma ancora non ha né capo né coda, ecco, potrà finalmente fare quel grande salto, il salto nel vuoto che manifesta le speranze, l'amore. Le speranze non significa spero che, significa so che, ok? Quindi la speranza è proprio entrare in contatto col proprio sentire animico e realizzarlo. Quindi siete nella realizzazione dell'unione magica, manifestazione, state integrando l'energia maschile, continuate a osservare le vostre emozioni, perché solo facendo un lavoro di presenza a se stessi si riesce a, diciamo, entrare in quella fase di vita in cui si è imperatrici, imperatori della propria vita e non vittime. E quindi qua c'è l'energia maschile che finalmente si può manifestare, quindi state integrando l'energia maschile, per questo che il maschile in questo momento è ancora un po' disequilibrato, perché lo siete anche voi, però state bilanciando e questo farà in modo che il passato possa essere lasciato alle spalle e la vostra energia interiore possa fluire con grande impeto. Quindi ecco, rendete sacro ogni istante amandolo senza giudicarvi. Rendere sacro, sacrificare non vuol dire sacrificio nel senso in cui intendiamo solitamente, ma vuol dire rendere sacro ogni istante. Terminerete in questo modo quello che è una linea temporale passata, rilascerete quello che sono gli attaccamenti a, appunto, qualcosa che ormai non vi appartiene più, perché il lavoro, ovviamente, se fate il lavoro, perché noi abbiamo libero arbitrio per poterlo rallentare, nel senso che ce l'abbiamo libero arbitrio, ci mancherebbe, però ecco, non possiamo scegliere di non essere uno. Su quello non abbiamo libero arbitrio se siamo fiamme, però possiamo scegliere, diciamo, tra virgolette, con le nostre ferite, col nostro, ecco, non prendere una, intraprendere un'azione consapevole nell'amare se stessi. Quindi possiamo rallentare, e qui c'è l'apertura del portale che stiamo per
come dire, colmare, questa parte viene colmata e si apre il portale. È chiaro che dipende appunto dal lavoro che viene fatto. Siete nel campo, il femminile è nella trasformazione, quindi mi raccomando qua, sappiate che vi state liberando da quelle che sono le vostre catene, le vostre prigioni, e manifesterete il nuovo inizio, questa nuova fase della vostra vita, al di là, questa nuova linea temporale, al di là di quella che è il karma, una linea temporale magari ce ne sono tante, diverse, ma più allineata a quella che è il piano dell'anima. Quindi vediamo ancora un po', un attimo, due carte, due oracoli dell'amore, vediamo un po' per il maschile che cosa ci possono dire. Ok, sì, qua sì, siamo alla scoperta di un nuovo inizio, ecco, sta procedendo verso un nuovo inizio il maschile, quindi si deve affrancare da quella che è il passato. Allora, qui se ne stanno girando troppe, vediamone una sola per il femminile, ce n'è, di energia ce n'è in campo, ma noi ce ne chiediamo una sola. Eccola qua, me l'ha sparata per terra, ecco, e il femminile mi sta dicendo attenzione all'essere attaccati al passato, lasciate andare, guardate qua, lasciate andare, perché a volte ci si attacca al passato, ci sono ancora degli attaccamenti, nostalgia, quindi attenzione, lasciate andare ciò che ancora, cioè che non vi appartiene più, che ancora fa parte del passato, basta, lasciate andare, perché queste sono le vostre prigioni. Se le lasciate andare, comincia una nuova fase di magia. Magia significa proprio creare la propria realtà a partire dalla propria dalla propria energia interiore, quindi ovviamente essere protagonisti della propria realtà. Questa è la lettura della settimana che sta per arrivare. Ci sentiamo per la prossima settimana o per altre stese magari infrasettimanali, quindi grazie sempre di essere presenti con me. Un abbraccio.